sono d'accordo, mi ha preceduto, nel senso che la domanda che mi facevo è rispetto a incontri di questo tipo qua, che evidentemente hanno manifestato quelle che sono le esperienze delle aziende con pregi e difetti di un percorso, hanno bisogno, secondo me, da parte, visto che c'è una presenza nutrita delle amministrazioni, hanno bisogno di trovare un punto di sinergia forte, quindi quella ragnatela, no, che abbiamo visto prima, e quindi gli assi che possono essere, tra virgolette, incrociati, devono vedere le amministrazioni insieme condividere dei percorsi che però sono percorsi che devono avere modalità e tempi certi. Perché? Perché in realtà, come prima si distingueva quello che era il ruolo delle piccole imprese rispetto alle grandi imprese, il problema non è essere piccoli e essere grandi, è essere all'interno di un sistema condiviso che rispecchi da una parte la velocità dei singoli, ma soprattutto aiuti i singoli, magari quei più piccoli, a aumentare quello che può essere la loro attività produttiva rispetto a un tema che si è condiviso. Secondo me nelle istituzioni, quindi da un punto di vista di Alto Vicentino, esiste la stessa problematica, cioè abbiamo sicuramente molti territori che dal punto di vista di progettualità in un tema piuttosto che in un altro sono eccellenti, dall'altra parte però abbiamo una modalità di espressione del territorio più ampio che non è ancora maturata in questi temi come dovrebbe esserlo. Quindi io credo che in questo momento qua si possa, tra virgolette, cominciare a discutere e dire bene, le amministrazioni dell'Alto Vicentino, prendendo a priorità tre di quelle cose che sono state indicate, essendo in grado di definire, perché comunque sono amministrazioni che bene o male lavorano in percorsi simili da molti anni, riescono assieme a definire un protocollo di sperimentazione, magari appunto sfruttando quello che lei accennava prima, per essere un elemento territoriale con caratteristiche, mi permetto di dire, che non si trovano dappertutto, perché poi evidentemente questa mattina abbiamo fatto, no, una separazione di quali, quali possono essere i pregi e i difetti, però è evidente che la caratteristica sempre imprenditoriale che da un punto di vista di istituzione di questo territorio non è così facilmente replicabile così come è costituita in questo momento. Quindi riuscire a diventare un modello di eccellenza da questo punto di vista, secondo me, potrebbe essere anche un elemento distintivo di una realtà che nell'ambito di un nord-est produttivo però ha caratteristiche ancora diverse rispetto ai classici distretti che possono essere quelli trevigiani piuttosto che quelli padovani. Quindi da questo punto di vista credo che il ruolo delle istituzioni debba essere non tanto fare quello che non sono deputate a fare, perché evidentemente bisogna sempre mantenere ben distanti alcuni ruoli, ma sono in questo momento qua quell'elemento di unione che con molta difficoltà si cerca di fare anche rispetto ai processi delle imprese, perché voglio dire, nell'ambito di tutte quelle che sono state le attività che abbiamo fatto con i comuni vicini piuttosto che, voglio dire, in altri momenti schio da soli, questo elemento è emerso più di qualche volta, ma questo non vuol dire che le attività non sono valide, non sono proposte, vuol dire che questi processi qua hanno bisogno di una maturazione. Qui mi collego ad esempio al signore di prima che faceva il confronto sui numeri. Il problema non è quanti siamo, cioè a me non interessa che ci sia un convegno di 100 persone che poi vanno fuori e nessuno poi gliene frega più di quel tema, a me interessano 10 persone che però si impegnano poi su quel tema. Quindi credo che da questo punto di vista, e quindi accenno alla partecipazione di stamattina e anche alla presenza non solo di istituzioni ma anche, voglio dire, di altri stakeholder che sono importanti per spingere su questo volano, perché anche per esempio vedo la presenza del sindacato, il sindacato in questi temi qua, nell'ambito di quella che deve essere una ricollocazione dei lavoratori e soprattutto quindi delle risorse umane, no? Le loro specificità, le loro, tra virgolette, caratteristiche, ha un ruolo importante che non è definire cosa si farà in termini proprio di prodotto, ma è definire le politiche che insieme alle istituzioni potremmo fare in funzione di quella ragnatela che peraltro diventa un elemento strategico di competitività di un territorio allargato assieme ai propri cittadini e alle proprie imprese.